Il Comune di Teramo investe oltre 200.000 euro per abbattere le barriere architettoniche in 5 scuole del territorio, tra elementari, materne, asili nido e medie. Un primo blocco che comprende la Michelessi, la Lettieri di Via Diaz, Miss Gioia, la Scuola Serroni di San Nicolo a Tordino e Valvomano. Tutto sarà pronto prima del prossimo 14 settembre. Un piccolo grande miracolo dopo 30 anni di immobilismo in questo ambito, come ricorda il sindaco Gian Guido D'Alberto. Siamo partiti dalle scuole con un piano dettagliato, per la prima volta appunto, come dicevo, dopo tanti anni, perché ovviamente le prime barriere che devono essere eliminate sono le barriere all'interno degli edifici scolastici, dove vivono i nostri figli, dove vive il nostro futuro, intanto perché le scuole devono assolutamente essere prive di qualsiasi tipo di barriera, oltre che fisica, anche e soprattutto culturale, e poi perché comunque si trattava di interventi necessari e funzionali a poter consentire a tutti l'accesso al diritto allo studio. Le barriere architettoniche in queste 5 scuole teramane sono state abbattute grazie alla realizzazione di rampe e ascensori. Questi ultimi soprattutto creano una grande suggestione visiva grazie ai colori rosso, arancione e verde suggeriti dall'architetto coordinatore del progetto Giulia Taraschi. L'amministrazione comunale annuncia che saranno presto disponibili altri 110.000 euro per ulteriori interventi del genere su altre scuole. Abbattiamo le barriere architettoniche attraverso un importo stanziato già da questa amministrazione nei primi mesi da quando si è insediata, diciamo 70.000 euro, incrementati di altri 37.000 euro qualche settimana fa tramite una delibera di giunta. Ma siamo pronti già con altri 110.000 euro per intervenire in altre scuole che adesso individueremo, ma ce ne sono, purtroppo ce ne sono, perché per moltissimi anni questo è un problema non affrontato da chi ha amministrato questa città. Invece questa amministrazione ne ha messo come punto di riferimento il proprio programma elettorale, e poi si iniziano a realizzare attraverso appunto i lavori che sono quasi conclusi anche in queste 4 scuole. Stiamo finendo, i lavori verranno riconsegnati entro questa settimana, lavoriamo in questa direzione per il 24 che in tutte e 5 le scuole siano funzionanti tutti gli ascensori in modo tale da renderli accessibili a tutti.